Buongiorno, questa diretta non era prevista. Ora cerco comunque anche di spiegarvi perché tendo a ripeterla un attimo, perché il video che è stato fatto sulla piadina è venuto caricato male e ci sono molti molti punti che comunque sono stati interrotti. Purtroppo è caduto il telefonino. Quindi, siccome è una diretta che deve necessariamente essere messa sul canale YouTube del Comune di Cento, questa comunque era l'intenzione di quello che dovevamo fare con i bambini, e il video non è perfetto, quindi ritengo opportuno ripetere la ricetta, soprattutto magari anche per qualcuno che non l'ha potuta vedere anzitempo, quindi l'altro giorno. E ripetiamo un attimo la ricetta della piadina. La piadina romagnola, abbiamo detto che è un prodotto comunque tipico della nostra regione, l'Emilia Romagna, ma più che altro spostandoci verso la Romagna. Sostituisce il pane, è comunque un riempimento anche con i salumi, con lo squacquerone, con la rucola e tutto quanto. Ripeto che il video è già stato fatto alcuni giorni fa. Però purtroppo è stato interrotto in tanti punti e il risultato è anche piuttosto lungo. Preferisco ripeterlo e ripeterlo in diretta perché magari qualcuno si collega questa mattina, ma soprattutto per renderlo anche un pochino più agevole per la carica su YouTube. Sulla mia applicazione del mio telefonino non riesco a avere dei video da poi ripetere troppo, troppo lunghi, la diretta invece mi permette comunque di estendermi per dei minuti di più. Quindi ripetiamo un attimo la ricetta della piadina. Vi do le proporzioni, bambini, mi raccomando, poi guardatela bene e voglio vedere il vostro lavoro. La ricetta della piadina prevede una farina di grano tenero, noi stiamo usando quella del Mulino Pivetti, in questo caso questa mattina ho preso fuori anche l'antigrumi, l'ideale per tutte le ricette, quindi una 00 che va benissimo comunque per fare la piadina, per fare tutti i discorsi anche legati alla nostra pasticceria di casa, quindi le crostate, i biscotti, un ciambellone e io la uso veramente per fare tutti. Quindi questa mattina ho preso fuori la farina del Mulino Pivetti, definita tipo di grano tenero tipo 00 antigrume. Allora, intanto ringrazio l'azienda Pivetti che sempre ci supporta in queste iniziative e questi video sono dedicati per i bambini e saranno caricati sul canale YouTube del Comune di Cento in collaborazione comunque con le ragazze del Teatro Borgatti che ringrazio, conosco perfettamente, anche personalmente molte di loro, avevamo tante belle iniziative legate, purtroppo sospese adesso a causa del coronavirus. Quindi, bambini, andiamo un attimo subito alla ricetta, così poi magari nel pomeriggio Katia riesce a metterla su YouTube, perfetta, veloce e scorrevole. Quindi abbiamo detto 500 grammi di farina. Usiamo quella che comunque è lo strutto, il grasso per eccellenza della piadina romagnola, anche se la possiamo sostituire comunque con lo stesso dosaggio anche di olio d'oliva, per chi non amasse il gusto dello strutto oppure chi non fosse abituato ad usare lo strutto. Quindi 500 grammi di farina che sono pronti, sono qui. Passiamo un attimo a quello che è il sale. Il sale ne mettiamo 15 grammi, 15 grammi di sale pesati sono un bel cucchiaino da caffè o da tè. Non facciamola molto saporita perché tanto poi sappiamo che comunque la andiamo a mangiare con tanti salumi ed è giusto che magari abbia un pochino il dolce. Quindi io vi do la mia ricetta. Sono 500 grammi di farina, 15 grammi di sale. E circa 100 grammi di strutto, che ritengo che sia comunque la percentuale massima che noi possiamo mettere, cioè 200 grammi a chilo. Un cucchiaio così, un po' concavo, sono 20 grammi. 1, 2, 3, 4 e 5, che voi potrete sostituire tranquillamente con 100 ml di olio qualora non vi piacesse lo strutto oppure non aveste lo strutto. Poi andiamo ad aggiungere un pizzicotto di polvere chimica,
Il classico baking è perché comunque io adesso la faccio, ma me la voglio mangiare a pranzo. Qualora voi decideste di fare un impasto fatto un pochino più, che vi permette di avere più tempo, potete anche evitare di metterlo, oppure potete sostituirlo con un generoso pizzicotto di bicarbonato. Lievito chimico, quello che mettiamo nelle torte, ma ovviamente che non abbia comunque al suo interno la vaniglia. I liquidi che mettiamo sono latte e acqua. La misura giusta per 500 grammi di farina sono mediamente 300 ml di liquido, che come vi ho detto noi andiamo a dividerle con metà acqua e metà latte. Bicchierino, abbiamo parlato anche l'altro giorno, sicuramente, e possiamo provarlo, all'ultimo livello sono 150 ml e 150 ml prendiamo di acqua. Acqua magari quella della bottiglia per essere sicuri che non abbia sapore assolutamente di cloro. Ecco, questi sono i nostri dosaggi della nostra ricetta della piadina. Andiamo a farla velocemente, poi abbiamo comunque poi un attimo di tempo per poterne parlare. Spero che mi vediate bene. Cominciamo a mettere le mani dentro la farina, rompendo un attimo il lievito che comunque era freddo. Il lievito, scusate, lo strutto. Adesso prima o poi mi sveglierò, ormai è mezzogiorno, spero anche di svegliarmi. Ok, cominciamo a incorporare il nostro latte e la nostra acqua. Un po' alla volta, raccogliendo, facendo il nostro mucchietto. Tanto ringraziamo l'amministrazione comunale che comunque si prodiga con questi piccoli, diciamo, video, che so che ce ne sono altri, che ci sono dei giochi, che ci sono delle favole, perché bambini dovete stare comunque impegnati tutto il giorno e provare anche voi bambini a fare queste piccole ricette che comunque sono semplici e mi piacerebbe poi vedere anche il vostro lavoro dopo. Io vado avanti pari, metto un po' di acqua e un po' di latte. Vi ho detto 150 ml di latte e 150 di acqua, ma non è detto che ci vada tutta, perché secondo l'umidità della farina noi comunque andiamo a mettere dentro i nostri liquidi. Piadina romagnola, sapete benissimo che comunque è un prodotto della Romagna, l'abbiamo detto, si trova in tutte le baracchine, adesso quando potremo tornare al mare, potremo tornare a fare i nostri giretti sulla spiaggia, vedrete che la nostra regione è bellissima, veniteci a trovare quando sarà possibile, perché veramente merita, merita, merita di essere vista come mare, come cultura, come cibo, eh? Vero bambini, dov'è che voi andate al mare? Dove andate? Milano Marittima, Riccione, dove andate? Non possiamo raccontarci troppo, in queste dirette così che insomma siamo un pochino lontani, vero? Guardate, tenete sempre pulito il vostro banco di lavoro, mi raccomando, eh? L'acqua ci è andata tutta, mi è rimasto un pochettino di latte, ma ve l'avevo detto che comunque avrebbe potuto rimanere, perché il dosaggio giusto dei liquidi va tra i 270 e i 300 ml, diciamo sempre da quanto comunque abbiamo messo dentro anche di strutto, dall'umidità della farina, soprattutto che se è macinata fresca mantiene tutta la sua bella umidità, quindi sicuramente ci chiede meno liquido. Abbiamo messo tutto quello che ci dovevamo mettere. Facciamo un attimo, mi vedete? Eh?
andiamo a raccogliere bene tutto quello che abbiamo sul nostro tagliere. Con energia, questo è il momento di dare un bel pochino di energia. L'impasto vuole lavorato, bisogna che noi lo rendiamo comunque liscio. Si deve sviluppare un attimo quella che comunque è il glutine che sta dentro la farina. Quindi perché deve essere malleabile, deve essere disteso. Ci laviamo magari un attimo la mano. So che qualcuno dirà, Marina, la piadina l'hai fatta anche l'altro giorno. Sì, è vero, però purtroppo, siccome queste riprese, diciamo dopo io le passo al comune che vanno registrate sul loro canale YouTube, che potrete trovarle in qualsiasi momento, non solo per i bambini, ma anche per voi adulti, se avete voglia una sera di riprovare o un pomeriggio. Quindi è risultato imperfetto, con delle cadute di telefono. E insomma anche dei minuti persi preziosi, quindi ho detto adesso ho un'ora di tempo prima del pranzo, lo rifaccio così spero di consegnare comunque un video che sia migliore e fatto meglio. Allora ragazzi, io mi lavo un attimo la mano, poi finiamo di plasmare bene il nostro impasto. Ho preferito rifare la diretta perché comunque registrare un video un po' abbastanza lungo, poi di questi tempi succede che non c'è abbastanza recensione, quindi ci troviamo sempre lì a smanettare tutto il giorno sul cellulare per inoltrare qualche cosa che poi non è possibile farlo neanche durante la notte. Ho scoperto che i nostri cellulari lavorano tutte le notti e che comunque caricano, caricano, poi alla fine non riescono a fare niente comunque. Allora, adesso abbiamo impastato e l'impasto non è ancora perfetto. Vi faccio un giochino molto veloce che così imparate a farlo bene per lavorare bene, eh? Abbiamo detto che abbiamo messo un pochino di lievito chimico, poco, per dargli una spinta, perché comunque è mezzogiorno, io me le voglio mangiare a pranzo queste piadine oggi. Ormai è tutta la settimana che mangio delle piadine. Ma nel caso voi voleste impastare la mattina per la sera, bambini, mettete anche zero lieviti che comunque vedrete che le vostre piadine vengono bene lo stesso. Quindi adesso andiamo a formare bene il nostro panetto per poi dividere le nostre palline. Quindi pieghiamo un attimo di qua, pieghiamo un attimo di là, facciamo un pochino un'operazione che fanno i panificatori o che fanno i pizzaioli, eh? Schiacciamo. Ribaltiamo di nuovo un'aletta di qua, un'aletta di qua e andiamo a fare pressione col pollice. Ancora schiacciamo un attimo. È semplice, eh? Nella fase finale la pressione vuole minore. Forza bambini! Io voglio che imparate a fare le piadine anche voi, così la mamma e il papà risparmiano un attimo sul portafoglio, eh? E voi avete il piacere di mangiare qualcosa fatto da voi, che non è poca cosa. Guardate come sta venendo bene. Lavoriamolo, lavoriamolo, che così si sviluppa bene il glutine. Ecco, fra un attimo dividiamo le nostre palline. Guardate che stanno venendo bene. Qui abbiamo circa 850 grammi di impasto, più o meno, eh? Quindi facciamo quattro piadine che vi garantisco che diventano abbastanza importanti anche come
più di 200 grammi, una piadina, poi ci mettiamo il prosciutto, il formaggio, il salame, la squacquerone. Adesso formiamo bene le nostre palline. Sempre con un movimento leggero della mano, andiamo a spingere per cercare di fare un tondino. La giriamo su nella mano. Pizzichiamo e la mettiamo qua. Andiamo a prendere quell'altra. La giriamo così nelle mani e la mettiamo qua. Riprendiamo la terza. Qui la pressione è molto più leggera, si tratta proprio di formare il nostro piccolo panetto. Andiamo a pirlare un po' con la mano. Avete visto, bambini? Pirliamo con la mano. E andiamo a metterle qua, le vedete? Una, due, tre e quattro. A questo punto noi dobbiamo separarle, ripararle dall'aria, scusate. Prendiamo anche un sacchettino normale. Lo apriamo, faccio così perché la pellicola ce l'ho di là nell'altra cucina. E loro devono comunque non sentire l'aria per un pochino, poco tempo, eh? Stiamo parlando di pochi minuti. Avete provato a fare le tagliatelle, bambini? Qui nessuno mi ha detto niente, eh? Adesso zitti, zitti. Io spero che voi comunque abbiate provveduto, abbiate fatto tesoro della lezione della settimana scorsa dove abbiamo comunque parlato di tagliatelle, di ragù. Guardate, io intanto metto su la padella che così si scalda. Non ho il testo, ho una padella normale, una padella antiaderente ma con un bel fondo perché comunque non deve essere sottile, altrimenti la nostra piadina poi rischierebbe di bruciarsi subito, di non cuocersi bene all'interno. Va bene anche la padella, quella della bistecchiera, purché non abbia le righe, perché altrimenti la piadina vi verrebbe tutta tutta righe. Quindi intanto che puliamo un attimo. Avete visto che comunque c'è sempre lui, eh? Il mio scoiattolino, che abbiamo detto che è il nostro portafortuna. Mi avevate detto che mi dovevate scrivere, dirmi comunque dove vivono gli scoiattoli. Mi dovevate scrivere se preferite il mare o se preferite la montagna. Però adesso io so che comunque appena il Comune di Cento metterà su YouTube comunque il video, fatto bene questa volta, mi scriverete magari anche sulla mia paginetta di Facebook di dire: Rina, io ho provato a fare il tagliatello oppure ho provato a fare la tua piadina, mi è piaciuta, è buona, non è buona. Potete anche dirmi che non è buona, perché io non ho mica l'assoluto, Io sono una nonna che sono tanti anni che comunque lavoro, faccio queste cose qua, ho due nipoti golosi. E quando comunque Katia della Fondazione Borgatti, gli amici comunque che stanno su nel comune mi hanno detto: Rina, hai voglia di fare qualcosa per i nostri bambini? Perché no? Poi vi ho detto: cercate la farina giusta, voi non avete scuse, la trovate, eh? Questa farina del Molino Pivetti la trovate dappertutto e potete fare qualsiasi cosa che andremo ad affrontare nel tempo, magari perché faremo i biscotti, faremo il gnocco fritto, faremo tante cose se avete voglia comunque e piacere di replicarle. Quindi lo spieghiamo ancora, magari intanto che si scalda un attimo la padella, del perché di questa ripresa della piadina.
Il video purtroppo è stato interrotto e non è agibile come vogliamo noi, quindi piuttosto che ripeterlo da sola, l'ho ripetuto in diretta ancora, magari qualcuno non ci aveva visto l'altro giorno, ha l'opportunità di vederci in questo momento. Quindi abbiamo fatto le nostre piadine, vi ripeto la ricetta perché così ve la memorizzate. Intanto che devono riposare 2 o 3 minuti, perdiamo un attimo un pochino di tempo a raccontarci. A proposito, mi dovete saper dire come si chiama questo scoiattolino, eh? Abbiamo fatto una sfida che chi indovina c'è un premio. Allora, la ricetta abbiamo detto sono 500 g di farina di grano tenero, di grande qualità, farina buona perché quello che noi mettiamo troviamo in bocca. 100 g di strutto, 15 g di sale e circa 300 ml di liquido fra acqua e latte. Questa è la mia ricetta, che non ho detto che sia la ricetta migliore del mondo, però mi dà sempre un sacco di soddisfazione. Anche abbastanza dolcina, perché poi io con questa ricetta mi faccio anche i cassoni che alle volte li riempio col formaggio, la verdura. Anche se vi devo dire che noi siamo abituati a mangiare la piadina con praticamente il salume. Nella storia della piadina, che comunque è una vecchia cultura della parte proprio romagnola, soprattutto anche della parte interna, poi la piadina dopo diventa uno slancio enorme sulla Riviera, perché va da sé, ci sono i giovani, sostituisce il panino, sostituisce il pranzo ed è buonissima. Però la piadina nasce anche nell'entroterra, nelle colline romagnole, che sono bellissime, che appena abbiamo tempo dobbiamo darle a vedere perché ci sono delle colline meravigliose in Romagna. Nasce praticamente come un prodotto che comunque conteneva soltanto acqua, perché il latte era una ricchezza che comunque se la bevevano chi l'aveva o chi poteva mungere se lo beveva a colazione, impastata esclusivamente con dell'acqua. Poi veniva comunque fritta, pensate un po' la storia cosa dice, veniva fritta, unta di grasso e a quel punto messa a scaldare sul braciere. Ora la piadina in Romagna sostituisce il pane, la possiamo fare più o meno grassa, proprio in funzione di quello che noi comunque desideriamo mangiare. Io alle volte me la faccio meno grassa perché mi sono scordata di prendere il pane, boh, faccio 2 piadine, però so che 100 grammi su mezzo chilo diventa un buon condimento. Allora magari me la faccio anche inferiore di grasso e poi dopo me la mangio al posto del pane. Quando invece mi voglio fare una bella scorpacciata, me la faccio bella grassa, perché ovviamente più è grassettina e più è gustosa. Perdo questi 2 minuti perché mi vogliono, perché comunque il nostro piccolo panetto si rilassi. Quello che sono contenta è che magari pochi sanno, forse pochi fuori dalla nostra regione, che la piadina è stata riconosciuta come un prodotto di origine protetta. E sono molto contenta, però deve avere alcune caratteristiche, fra le quali il riconoscimento dello strutto all'interno del suo composto. Quindi lo strutto rimane comunque per eccellenza e riconosce il prodotto che è comunque definito DOP. E naturalmente va da sé che dietro a un discorso di origine protetta ci deve stare anche la lavorazione artigianale. Ora io non dico che le piadine industriali non sono buone, sicuramente non sono come quelle che potete fare voi con la vostra mamma, con la vostra nonna o anche da soli, perché è un prodotto che comunque riuscirete a realizzare. Allora, detto questo, io provo a incominciare a tirarne una. Naturalmente vado dalla prima che ho impastato. Come va con la scuola, bambini? Eh? Vi piace studiare in questa maniera così? Sì, così la mattina dormite un po' di più. Allora, me ne metto qua di fianco così vedete bene lo spessore. Ho scoperto che in pochi sanno che la piadina, quando è ora di stenderla, rispetta anche qui alcuni aspetti culturali. Più la Romagna è alta, quindi parlo della provincia di Ravenna, Forlì, Cesena, la piadina è alta. Mano a mano che scendiamo dalla Romagna, andiamo verso le Marche, quindi Rimini e Riccione, si abbassa anche la piadina, proprio lo spessore della piadina. Questo per dirvi che ogni regione ha comunque una sua cultura legata a questo piccolo panetto che sostituisce il pane.
Comunque, andando verso la Romagna, la piedina diventa anche una piedina di tipo diverso, oltre che più bassa, diventa praticamente una piedina sfogliata. Se vi piace l'idea, un giorno la faremo. Quindi i grassi, invece di essere all'interno, sono messi all'esterno e sono stesi come se ci preparassimo per fare una pasta sfoglia. Non proprio così, però comunque sicuramente anche un po' più lunga come preparazione. Quindi abbiamo lasciato riposare i nostri piccoli panetti, andiamo a stenderli. Guardate, sono stati lì i nostri panetti pochissimi minuti e sono già belli rilassati. Se voi la lasciate anche un'ora l'impasto, poi in un attimo la tirate. Sento gente che dice io prendo giù la macchinetta per stendere comunque la piadina. No, no, non va bene, non va assolutamente bene. Abbiamo messo un ciccinino di farina sotto, un ciccinino di farina sopra, poca perché poi se ce n'è molta va a finire che quando la mettiamo sulla padella rovente poi si attacca e sbruciacchia. Guardate, questo è più o meno lo spessore tipico della piadina della Romagna alta. Ne faccio un'altra, così poi le cuocio tutte e due, vi faccio vedere bene la cottura. Guardate, la piadina è una preparazione molto semplice. Però anche questa comunque va fatta con delle regole, perché altrimenti rischiamo che perdiamo il nostro tempo e alla fine non otteniamo quello che comunque ci piace. Cuocio queste due così poi vi libero. Guardate che a parte il piacere di farla è anche proprio un discorso economico. Con un chilo di farina noi riusciamo a fare 8 piadine. Cosa abbiamo speso alla fine? Un euro e mezzo. E sicuramente è anche un discorso economico che di questi tempi comunque non fa male. Giustamente possiamo anche andarle a comprare, ci mancherebbe, però visto che adesso abbiamo tempo, è bene che comunque ognuno provi qualche volta di farsela per sé. Allora, prendo il telefonino, vado alla padella. Spero che ci vediamo bene, perché il problema è sempre lì. Pare che comunque qualcosa si veda, pare. Comunque sì. Vi ho detto che la padella vuole bella calda. L'abbiamo tolta dal fuoco perché si stava scaldando troppo. Abbiamo detto che i nostri grassi possiamo sostituirli, il nostro strutto possiamo sostituirlo con l'olio, olio d'oliva naturalmente perché l'olio di semi veramente sa di poco ragazzi, eh? Quindi la padella era bella calda anche da prima, la mettiamo dentro, aspettiamo che senta un attimo il calore e la bucherelliamo con i rebbi della forchetta. Abbiamo detto che come diciamo, lievito
abbiamo messo un pizzicotto di polvere lievitante, il baking, quello senza la vaniglia dentro. Possiamo sostituirlo con un buon e generoso pizzicotto di bicarbonato. Qualora impastassimo con tante ore di anticipo, possiamo anche evitare di metterlo perché la piadina non ha bisogno di una spinta di lievitazione importante. È un prodotto che comunque non deve lievitare, non deve alzarsi, deve soltanto cuocere bene, soprattutto questa che comunque vi ho proposto io questa mattina, che la chiamiamo la piadina alta. Si sta sbruciacchiando bene. Ci vogliono veramente pochi secondi. La piadina, quando comincia ad avere una certa rigidità, che sentite che sotto comunque quando cerchiamo di sollevarla non si piega, significa che sotto è cotta. Quindi comunque andiamo a verificare. Ve lo dice lo sbruciacchiamento, lo vedete? Lo vedete? Questa sbruciacchiatura deve essere proprio così, omogenea ma non scura. Bambini, mi auguro che voi questa settimana provate a farla la piadina e che mi facciate anche vedere che avete fatto le tagliatelle, eh? Potete scrivermi anche sulla mia pagina, eh? Soprattutto mi dovete dire se vi piace la mia ricetta, perché poi magari ci confrontiamo. Sapete con cosa la mangio io oggi? Allora, ieri ho fatto la focaccia romana di un mio amico carissimo, Yuri, è venuta buonissima e l'ho mangiata con la mortadella. Questa me la mangio con un arrosto di tacchino buono, tagliato fine, 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 e metterò dentro magari qualche pomodorino oppure un po' di rucola, ma penso che la rucola non ce l'ho. Quindi, guardate, io questa cottura la faccio che la chiamo in bianco, perché adesso io la mangio, posso anche lasciarla un 30 secondi di più, però di solito quando io faccio la piadina ne faccio un chilo. Le altre me le conservo, le metto praticamente dentro in un sacchetto coperte con isolate con della carta forno, poi in frigorifero normale durano anche una settimana. Quattro magari le do all'Alessandra e quattro me le tengo per me, magari in 2 o 3 giorni me le mangio. Guardate, fa un profumo che è buonissimo e penso che con il mio arrosto di tacchino tagliato sottile, 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 a quest'ora comunque che sono le 12:31, sia un ottimo pranzo. Poi andiamo un attimo al tagliere, ve la faccio vedere bene. La padella mi raccomando che abbia un fondo comunque sostenuto, perché altrimenti si brucia subito, eh? Se ha un fondo molto debole si brucia subito. Poi vabbè, se vi capita di andare in Romagna ci sono i famosi testi romagnoli per cuocere la piadina, ma noi ci dobbiamo arrangiare. Vi torno a ripetere che quando la sollevate e sentite che sotto la piadina è rigida, comincia a essere rigida. Piacerebbe farvi vedere anche che fa comunque delle bollicine, leggere leggere, ma le fa. Vedete? Forse c'è un po' la luce, vedete questa bella bollicina? Vuol dire che la piadina sta comunque cuocendosi bene, che sta liberando semplicemente dell'anidride carbonica, che è quella che noi abbiamo comunque introdotto durante l'impastamento. Le palline della piadina non importa che stiano lì delle ore, anzi, quando dopo comunque sono pronte, è meglio che le tirate. Potete lasciare l'impasto anche diverse ore, che così quando poi andate a rompere, spezzettare e fare le vostre palline, vi trovate un impasto che è già comunque rilassato e che vi basterà veramente pochi minuti e poi dopo potete stenderle con il materellino. Con il materellino, mi raccomando, non con la macchina, perché
Perché con la macchina vi vorrebbe un impasto molto, ma molto più duro. Quindi è veramente un gioco da bambini. Noi stiamo facendo una lezione per i bambini che comunque è applicabile anche per gli adulti. Perché vedo che comunque quando si collegano gli amici sono molto interessati. Fa un profumo migliore di quella dell'altro giorno. Mo' ve lo dico, eh? L'altro giorno mi ero messo un po' nervosa perché mi cadeva il telefono, non riuscivo a mettermi in posizione come dicevo io, quindi è caduto, sono mancati dei minuti di ripresa, spero, mi auguro che questo vada molto bene. Ok, la piadina è pronta. Posso spegnere un attimo perché poi con calma mi cuocio le altre due. La portiamo un attimo al tagliere. Vedete come sono belle, eh? Io adesso l'ho lasciato un attimo in bianco perché, guardate, ragazzi, con questa recensione è un delirio. Speriamo di aver interrotto, ma che poi non si sia perso niente perché una terza volta le piadine non le voglio fare. Quindi questa è la piadina, La piadina della nonnarina. Fa un profumo, ragazzi, meraviglioso. La cottura è leggermente in bianco perché adesso non è che sono pronta per andare in tavola subito, quindi la metterò di nuovo un attimo sopra la padella. Lo scoiattolino vi saluta, vi ringrazia e sapete che dovete indovinare il suo nome perché c'è da vincere un premio. Ci vediamo la prossima settimana, bambini. Ciao, ciao, ciao.